Impegnarsi per lo sviluppo sostenibile implica un cambio di paradigma culturale oltre che un impegno concreto su tutti i fronti, ma è un passaggio imprescindibile e doveroso se non si vuole compromettere il futuro delle nuove generazioni. La CISL Lombardia farà la sua parte, anche partecipando con le altre parti sociali alla cabina di regia sulla strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Parlare di ambiente e sostenibilità è una provocazione quotidiana che come sindacato dobbiamo mantenere alta e viva, soprattutto in questo periodo, perché dobbiamo dedicare e donare il nostro tempo affinché tutte le scelte sindacali, le scelte politiche possano tenere conto di questa realtà. Il Papa l'ha richiamato con l'enciclica, l'ONU l'ha richiamato con i 17 gol e COP24 piuttosto che COP21 rimandano sempre a una scelta politica da parte degli Stati, proprio per abbassare la CO2, proprio per passare dal carbone alle rinnovabili. Questo vuol dire tenere in considerazione la possibilità anche di una sostenibilità sociale e questo vuol dire tenere in considerazione anche l'aspetto occupazionale, perché la trasformazione verso la rinnovabile vuol dire più professionalità, ma vuol dire anche riqualificare i nostri lavoratori all'interno delle centrali di carbone. Questo vuol dire anche valorizzare per i prossimi anni il gas, che è una delle possibilità in questo caso proprio per abbattere sempre di più la CO2. L'attuazione dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 richiede una governance complessa che non può prescindere dal coinvolgimento delle parti sociali. Non si può cambiare modello di sviluppo per decreto, occorre un approccio inclusivo e partecipativo, anche perché il dato di fatto è chiaro, le risorse sono limitate. Noi abbiamo costruito un modello di sviluppo che è tutto basato sull'uso delle combustibili fossili. Le nostre automobili vanno a benzina, le nostre case sono riscaldate a metano, a gasolio, eccetera, eccetera. Quindi il tema del cambiamento climatico tira con sé il tema della trasformazione energetica. Come l'Unione Europea ha detto con una direttiva approvata pochi mesi fa, da qui al 2050 noi dobbiamo costruire un'economia a emissioni zero. Provate a immaginare cosa vuol dire in termini di cambiamento dei modi di produrre, della concezione dei prodotti e del processo per generare quei prodotti e quei servizi, costruire un'economia a transizione zero. Ma c'è a emissioni zero. Ma c'è un altro tema, che è il consumo di materie prime. Noi ci pensiamo poco, ma in un contesto in cui la popolazione mondiale era 1 miliardo e 250 milioni all'inizio del secolo scorso, è arrivata a 6 miliardi all'inizio di questo secolo, siamo 7 miliardi e mezzo adesso, diventeremo 9 miliardi nel 2030. Il solo fatto che ognuno di noi deve mangiare possibilmente 3 volte al giorno, deve scaldarsi, produce un impatto sul consumo di materie prime che non è più sostenibile. Il modello lineare non è più sostenibile. La nazione ti dice che tu sei collocato dentro a questo mondo, con queste risorse, con i dinamismi del rigenerarsi delle risorse che hanno i loro tempi. E quindi noi abbiamo a che fare con i limiti che sono però anche le condizioni di possibilità del ragionamento. Per cui dobbiamo dirci anche in maniera, e qui sta secondo me l'illusione sociopolitica odierna, cioè il fatto di non dire mai la verità, no? La si condisce, si cambia le carte in tavola, è tutto possibile. A è il contrario di A, è possibile dire tutto il contrario di tutto, senza che nessuno abbia la possibilità di dire no, le cose stanno così, esiste, le risorse sono queste, non esiste una potenzialità infinita. La trasformazione verso l'economia circolare è un'opportunità incredibile per cambiare sistemi di produzione, ma anche per migliorare la competitività riducendo altri costi, anziché quello del lavoro, come ha sottolineato Enrico Giovannini, portavoce di ASVIS. L'economia circolare è veramente un cambio di paradigma. Il riuscire attraverso la tecnologia a utilizzare prodotti già utilizzati, a riutilizzare materie cosiddette prime e seconde, ma anche innovare in termini digitali, di servizi più che di prodotti, insomma sono dei cambiamenti enormi che stanno avvenendo all'interno del settore privato, soprattutto nelle imprese più avanzate.
che hanno capito che possono guadagnare competitività non solo tagliando il costo del lavoro, ma i costi delle materie prime e dei semilavorati. Questa è una trasformazione epocale e il sindacato deve essere in grado di accompagnarla. Accanto a questo c'è naturalmente il tema della formazione continua del capitale umano. Oggi un euro speso in formazione è un euro in meno di profitto. Chiaro, nel lungo periodo ci può essere un vantaggio, ma c'è bisogno di aiutare le persone e anche le imprese a investire di più sulle persone stesse che già lavorano. Nel rapporto sul futuro del lavoro che abbiamo realizzato come Commissione Globale del Futuro del Lavoro presso l'ILO, abbiamo indicato come diritto fondamentale da inserire nei sistemi di welfare il diritto alla formazione continua. Ecco, questo è un esempio di come anche i sistemi di welfare devono cambiare.